Se amate il prog, il jazz rock o le colonne sonore, anche se non ascoltate solo questi generi, l'appuntamento è per ogni lunedì alle ore 18 su Radio Vertigo One. GMZ, Gianmaria Zaglia, Rock e dintorni, non mancate. Eccoci qua. Partiamo subito, tanto per mettere le cose in chiaro. Allora, c'è un'atmosfera particolare oggi, dato che ci stiamo avvicinando alla festa di Halloween. I brani che oggi ascolterete, soprattutto alcuni, sono molto molto famosi. Quindi poche parole, pochi concetti, ma grande attenzione a cogliere ogni singola sfumatura dei brani, o meglio ancora delle colonne sonore, ripensando magari a qualche scena famosa dei film in questione. Vi indico già un CD, ma c'è anche il famoso caro vecchio vinile. Ad esempio questo brano, che fu scritto interamente suonato da Mike Oldfield nel 1973. Allora era sconosciuto Mike Oldfield. La composizione durava un intero album, pensate un po'. Lato A e lato B, ovviamente. Ma bastò questo breve tema iniziale di un minuto per essere scelto dal regista William Friedkin per la colonna sonora dell'Esorcista. Oh, per la cronaca, questo album è stato il primo dell'etichetta Virgin e, avendo venduto milioni di copie, ha contribuito alla crescita esponenziale di questa casa discografica. Questo tema che stiamo ascoltando sarà in parte ripreso da un gruppo romano, i Goblin, guarda caso il vinile che ho portato, con un disco che ha segnato nel bene e nel male, direi soprattutto nel bene, devo dire la verità, la mia vita sin dall'inizio, come testimoniano alcune foto che vi ho già mostrato in passato. Probabilmente perché questi suoni, ascoltati la prima volta 2 o 3 anni, si sono come riverberati dentro di me, no? E passati un po' di anni sono riaffiorati, li ho riscoperti quando poi mi sono appassionato in maniera più convinta e più consapevole della musica prog in tutte le varie sfaccettature, compreso il classic prog dei Goblin. Ma prima del brano vero e proprio, direi che è il caso di ricordare i componenti del gruppo, che erano Claudio Simonetti alle tastiere, Massimo Morante alla chitarra, Fabio Pignatelli al basso, Walter Martino alla batteria. Stiamo parlando ovviamente della formazione base. E poi non sono scappato, eccomi qua. Questa lettera, io ho sottoposto un CD al maestro Giorgio Gaslini, che è scomparso tra l'altro quest'estate. Mi ha risposto, intanto stiamo sentendo un tema inconfondibile che ci introduce poi al brano vero e proprio. Una lettera di risposta al mio CD che l'avevo sottoposto, molto bella, che io conservo con cura e che veramente mi riempie di orgoglio, di cui vado veramente molto fiero. Ma adesso basta parole, l'avevo preannunciato, ero di ascoltare i Goblin con Profondo Rosso.
tratta solenne su queste canne d'organo. Non si può parlare di questo album Profondo Rosso senza parlare di Deep Shadows, probabilmente il brano più prog dell'album intero. Buon ascolto. We'll be right back.
Allora, fino all'ultima nota, ho tagliato soltanto, i puristi se ne saranno accorti, ma era inevitabile il lungo assolo di batteria che comunque non andava a togliere. È molto bello, per carità, ma comunque l'essenza l'abbiamo, anche per chi magari non conosceva il brano, penso che si sia intuita. Mentre ascoltiamo sempre note dei Goblin, io saluto anche Pupi Gallo, che non ha detto che avrebbe ascoltato, come sempre di parola presente, risponde ovviamente il nostro amico Pupi Gallo. Colonne sonore dall'eterno fascino, i pellicole già di per sé notevoli, e come dargli torto, oserei dire. Così come Roberto, mitica scena con David Hemmings, è vero, arrampicato sul cornicione della villa, peraltro ricordo benissimo che a un certo punto rischia di sfracellarsi al suolo per un nulla, rimane impigliato, credo, una pianta particolare, poi riesce a entrare dentro e scoprire, non ve lo dico perché sicuramente molti di voi l'avranno visto, Profondo Rosso, ma chi non l'ha visto, insomma, un minimo di un alone, come dire, di mistero, vista anche la puntata incentrata, come detto, su Halloween, mi sembra il minimo. Ora, noi stiamo ascoltando un brano dei Goblin, intitolato, peraltro con molta fantasia, Goblin. Non nel senso che probabilmente era molto autoreferenziale o probabilmente ci tenevano particolarmente.
A proposito di sonorità dark prog, tra poco ascolteremo un frammento di uno dei brani più famosi della band di Peter Hammill, ovvero i Van der Graaf Generator, che con l'album Power and Hearts, che adesso magari vi mostro fra poco, pensate, in quegli anni arrivarono primi in classifica. E questa è una cosa che, come sempre, lascia un po' perplessi, nel senso, probabilmente o i tempi erano diversi, oppure la musica è cambiata tantissimo, o forse magari c'era la voglia di sperimentare accanto a hit, a brani molto nazionali popolari, vogliamo dire così, secondo una terminologia usata poi anche da Baudo anni dopo. Però sta di fatto che in mezzo a tanta musica di tutti i tipi, i Van der Graaf Generator furono salvati dall'Italia, così come Gentle Giant, che poi ascolteremo, così come anche i Genesis. Too bad.
il brano va scemando in questa prima tranche, poi in realtà c'è una sorta di tappeto sonoro e poi riprende in maniera ancora più concitata, se possibile con sonorità sinistra rispetto a quello sentito finora. Il vinile era questo, vi segnalo anche la presenza a vari livelli di Robert Fripp come valore aggiunto, direi, dei King Crimson, ovviamente alle chitarre elettriche, che ha contribuito non poco, a testimonianza che non si vive di solo prog, o comunque che anche un gruppo rigoroso come i Van der Grave Generator aveva fatto, cercato la strada della hit, tra virgolette, siamo sempre in certi ambiti, per carità, non stiamo parlando di brani proprio easy, però insomma rispetto ai loro canoni questo Them One aveva già un andamento più regolare, vogliamo dire così. Non a caso uscì come 45 giri. E la cosa molto interessante, io l'ho messo anche qui un frammento, e che fu scritto, così ho letto, poi magari se qualcuno ne sa di più mi smentisca, niente proprio di meno che da George Martin dei Beatles. Probabilmente anche per quello c'era un qualcosa di molto melodico. Ricordiamo che George Martin collaborò sempre con i Beatles, in particolare da Strawberry Fields Forever in poi, quando i Beatles si chiusero definitivamente negli studi lasciando le attività live, facendo peraltro musica da quel momento a 360 gradi. Allora, nel segnalarvi sempre, per chi magari non si fosse messo all'ascolto poco fa, o anche a vedere, perché noi siamo anche una web radio soprattutto, quindi ci potete soprattutto vedere, vi segnalo il gilet direttamente dal set di Shining del bambino cresciuto, peraltro. Vi segnalo i Gentle Giant, altra band amatissima da parte mia, che magari non trasmetto spesso perché appunto è un clima un po' particolare, un po' autunnale, un po' invernale, però forse live erano i migliori, o quasi. Proviamo ad ascoltarli in Cogs in Cog. Ascoltando questi brani vengono in mente magari filmati, visti più o meno varie volte, di tournée molto molto interessanti fatte dai Gentle Giant, soprattutto qualche anno dopo l'uscita di questi album. Qui esemplifica molto bene quanto sto dicendo la foto di questo vinile, no? In cui volutamente
si liberano un po' dei panni medievali che comunque sono una componente abbastanza, lo sentiamo, molto preponderante in questi brani, al pari di jazz, rock, prog, anche qualcosa di hard, eccetera eccetera. E comunque esemplifica molto bene il tutto il fatto che ognuno di loro sia vestito in modo diverso e incarni magari un personaggio appunto all'interno di questo metrò, no? Perché poi dopo in realtà qui siamo in una fermata del metrò. Thank you.